prosegue la corsa di Francesco Raspini in vista delle prossime amministrative a Lucca. Dopo la partenza in periferia a Ponte Amoriano, adesso è la volta del centro storico. Il candidato sindaco del centro-sinistra ha inaugurato la seconda sede elettorale in via Calderia, ad un passo da Palazzo Orsetti. Sono molto contento perché la risposta delle persone, degli amici, dei simpatizzanti, di tutti i partiti della coalizione, ma anche singoli cittadini che sono lontani dalla politica, oggi sono venuti. Al taglio del nastro della base operativa della campagna, il centro-sinistra si è presentato unito e compatto a sostegno dell'attuale assessore. Raspini è affiancato da un lato dal presidente della regione, Eugenio Giani, che ne benedice la corsa con parole di stima per l'esperienza maturata nell'attuale giunta e per l'energia con cui si sta impegnando per proporsi alla guida della città. Dall'altro, dalla consigliera e dall'assessore regionali Mercanti e Baccelli. Era un momento di armonia e di serenità quando ci accingiamo ad andare a manifestare a Firenze per la pace contro l'aggressione ucraina. L'emergenza umanitaria, la crisi internazionale e le ripercussioni economiche di queste segnano un altro punto nel programma elettorale del candidato, che promette di fronteggiare la situazione con grande senso di responsabilità. L'impegno da oggi è sicuramente continuare a parlare di Lucca, dei suoi problemi, delle sue prospettive, della nostra visione per la crescita della città, ma anche inquadrare questo nostro percorso in un momento difficile per il Paese. Servono nervi saldi, responsabilità, affidabilità di tutti coloro che hanno ruoli istituzionali, perché è veramente importante che in questo momento tutti facciamo squadra per di nuovo fronteggiare questa emergenza e uscirne più forti.